Nintendo, storicamente, oltre che uno dei grandi attori del mercato videoludico, è stata un'azienda molto attenta alla sperimentazione e all'innovazione. Tutte le sue console hanno introdotto novità che, nel bene e nel male, hanno segnato il videogioco e che oggi sono diventate degli standard, delle feature immancabili per ogni macchina da gioco. La recente attenzione che è stata data al reveal del DualShock 5 è emblematica per capire quanto il controller sia importante nell'economia complessiva di una console. Anzi, possiamo tranquillamente dire che i giochi sono creati intorno a quello che il sistema di controllo permette di realizzare. Tanto quanto la potenza hardware, così il joypad diventa una caratteristica fondamentale ed è il tramite fisico tra il giocatore e l'esperienza ludica. Mentre Sony nel corso degli anni ha preferito un approccio conservativo, proponendo sostanzialmente delle leggere variazioni sullo stesso tema, Nintendo ha più volte stravolto qualsiasi tipo di convenzione, avventurandosi spesso in territori inesplorati. Inizia oggi, con il NES, il nostro viaggio all'interno della storia dei controller Nintendo, per vedere come si siano evoluti nel corso degli anni, quali novità abbiano introdotto, facendole diventare standard dell'industria, e quali invece abbandonato. Introdotto tra il 1985 e il 1986 in Occidente, il Nintendo Entertainment System è probabilmente una delle console più importanti della storia del videogioco. Il suo successo, infatti, salvò l'industria dalla grande crisi del 1983 e vide la nascita di alcune delle serie più famose del settore, tra cui Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Ninja Gaiden e Castlevania. È fondamentale, innanzitutto, fare una piccola premessa. Se NES differisce così tanto in termini di design dalla sua controparte giapponese, il Famicom, fu proprio perché Nintendo decise di imporsi sul mercato americano, segnando una rottura completa con quanto visto in passato, nel tentativo di discostarsi il più possibile da un mercato sostanzialmente morto. Il design del NES quindi fu progettato per non assomigliare né a una console né a un home computer, ma l'Entertainment System, il sistema di intrattenimento, composto da Control Deck e Game Pack, con le sue forme squadrate, linee nette, una colorazione in tonalità di grigio, interrotta brevemente da qualche accenno di rosso, ricordava più un videoregistratore, macchinario parecchio in voga in quegli anni. Il cambio di design interessò ovviamente il controller, ma le funzioni principali rimangono invariate rispetto alla controparte orientale, quindi per ora basiamoci sulla versione occidentale riproposta nel 2017 su NES Classic Mini, che differisce dall'originale solo per il connettore. Il controller NES è decisamente primitivo ed offre ben pochi tasti rispetto a quello a cui siamo abituati oggi. Abbiamo due input principali, A e B, i tasti Select e Start, e una croce direzionale. Non ci sono i tasti dorsali, infatti L e R verranno introdotti a partire dal Super Nintendo, né ovviamente bottoni per richiamare dashboard di sistema o per effettuare catture in game. Come detto, potenza hardware, offerta ludica e configurazione del controller vanno di pari passo, quindi è ovvio che per dei giochi principalmente in due dimensioni non c'era neanche bisogno di un sistema di controllo avanzato come quello della levetta analogica, feature che verrà introdotta solo molti anni dopo. Il controller riprende il design squadrato della console e, sebbene sia apprezzabile per la sua compattezza, di sicuro è quanto più lontano ci si possa immaginare dal concetto di ergonomia. Le dimensioni ridotte, i suoi angoli netti non sono certo comodi per chi come me ha le mani abbastanza grandi, ma tutto questo va contestualizzato nel periodo storico di riferimento, solo così ci si può rendere conto dell'importanza di questo controller. Infatti la sua schematica essenzialità era un netto passo in avanti rispetto a tutto quello che si era visto prima. I tasti seguivano un layout ben preciso e non sembravano buttati a caso sulla scocca, ma soprattutto il passo in avanti più significativo fu dettato dall'abbandono della levetta tipica dei joystick in favore della croce direzionale. Il D-pad, vero marchio di fabbrica di Nintendo, fu preso direttamente da Game & Watch che spopolavano in quel periodo. Così facendo, Nintendo si allontanò drasticamente dalla classica offerta arcade, diminuendo i costi di produzione con una soluzione sicuramente più confortevole e duratura. Sul modello base c'è poco altro da dire, se non che appunto ha gettato le fondamenta per quella che poi sarebbe diventata l'ossatura dei sistemi di controllo standard.
Rispetto alla versione giapponese ci sono alcune interessanti differenze. Oltre alla colorazione e al design leggermente diverso, più arrotondato nelle forme, la caratteristica più importante è che i controller del Famicom erano direttamente connessi alla console tramite cavo non estraibile e potevano essere riposti incastrandoli ai lati della macchina. Il secondo controller si differenziava dal primo per la presenza di un microfono voluto fortemente dal designer del Famicom, Masayuki Uemura. La feature però venne così poco sfruttata che le successive revisioni della console la abbandonarono completamente. È interessante notare che in America e in Giappone nel 1993 fu commercializzata una seconda versione della console che presentava un design significativamente alterato. Il NES 101, conosciuto anche come New NES o semplicemente Top Loader, nome derivato dal nuovo metodo di inserimento delle cartucce, è equiparabile a quella che oggi può essere considerata una revisione slim o light di una console. Il controller però subì un cambiamento molto interessante. Infatti, pur mantenendo invariate le sue funzioni e il numero di tasti, era stato completamente ridisegnato per avvicinarsi quanto più possibile alla forma del controller Super Nintendo, rappresentando un vero e proprio anello di congiunzione tra i due sistemi. E per finire va ricordato come Nintendo cercò in tutti i modi di espandere le potenzialità del NES, proponendo numerosi accessori e sistemi di controllo alternativi. Esperimenti come il NES Advantage e il NES Max, pubblicizzati sul box della console, strizzavano l'occhio ai giocatori arcade e ai pro player in cerca di un'esperienza più complessa. Insieme al NES Zapper, reso celebre dal bundle con Duck Hunt, rappresentavano i tentativi più riusciti, ma anche la punta dell'iceberg per quanto riguarda le periferiche di dubbia utilità. Menzione d'onore quindi per Rob, il robottino pensato per giocare in compagnia, e il Power Glove, uno dei più grandi fallimenti in ambito NES. Secondo Mattel, la periferica avrebbe rivoluzionato il mondo dei videogiochi, peccato che la tecnologia si dimostrò troppo rudimentale per poter funzionare a dovere. Certo, il marketing di Nintendo raggiunse vette scandalose nel tentativo di vendere il Power Glove, protagonista indiscusso di alcune delle migliori scene del piccolo grande mago dei videogames, però c'è da dire che il concept alla base era tremendamente avveniristico e poteva dare l'idea di quello che sarebbe arrivato in futuro con la realtà virtuale, un progetto il cui unico difetto era stato quello di nascere con 30 anni di anticipo. I love the Power Glove. Il NES Controller quindi, per quanto superato, oggi è diventato un vero e proprio oggetto di culto e le sue forme un archetipo di qualsiasi sistema di controllo, tanto che Nintendo continua a riproporlo anche sulla sua console più recente, dando vita a uno degli omaggi più bizzarri che la casa di Kyoto ricordi. I Joy-Con NES sono pensati per vivere al meglio l'offerta dei titoli NES su Nintendo Switch Online, un'idea sicuramente interessante che però non si sposa al meglio con il design della console ibrida. Non trovate? Direi che è tutto per il NES e il suo controller. Prima di passare al Super Nintendo, mi raccomando, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo format e dei controller Nintendo. Come al solito lasciate un like se avete apprezzato e perché no, magari iscrivetevi al canale attivando la campanella delle poro notifiche. Io sono il Poro Michele, senza controller, ciao!